Bene, ciao a tutti, gente. Allora, mi dispiace un po' per aver dovuto allenare la mia squadra senza che voi durante le mie parti. Ma adesso vi farò vedere i cambiamenti. Allora, adesso c'è Starly è a livello 12. Poi Psyduck, adesso è a livello 5. Ho tenuto nel barco Mineropoli. E adesso Chimchar si è evoluto in Monferno, imparando così anche Pugno Rapido, che è una mossa molto utile in questa palestra. Perciò i Pokémon utili per adesso sono Psyduck con Pistolacqua e Monferno. Allora, all'inizio adesso userò Psyduck, visto che è poco allenato e insomma lo allenerò così. Adesso battiamo anche questi allenatori così ci rafforziamo la squadra. Prima è un bullo con Gerdus a livello 11. Perciò per Psyduck non sarà. Per ora Pistolacqua è l'unica mossa utile che uso. Però è abbastanza forte. No, proprio molto, ma abbastanza. Ci ho voluto abbastanza però per allenare Psyduck, perché era difficile. Dal momento che non sapeva mosse utili, praticamente ogni livello, dovevo portarlo a 100 punti. Vabbè, un altro bullo con il guida. Onix è uno dei Pokémon che verrà usato anche molto da Capitesta. Avrà anche Krennos che vi appoggia. A poco conosco la classe di tutto Golgo. Psyduck arriva al livello 12. A metà, quasi metà della barra, anche metà forse. Bene, adesso andiamo a Capitesta. Pedro. Come prima Pokémon avrà un solido Yoyo a livello 12 con la mia Psyduck. Andiamo a Pistolacqua e dovremmo andare più caro. E va a e ci diamo 187 punti. Basta per salire di livello. Onix a livello 12. Usa Stridio. Sì, credo che Calapico intanto la difesa. Hanno molto le mosse fisiche questi Pokémon, perciò Stridio mi ha fatto perdere di tutto. Insomma, non blatteriamo. Ok, bene. Adesso vedete che l'attacco, l'attacco speciale e la velocità sono identici. Praticamente sì. Adesso Metrain sfoderà la sua arma. Sfoderà la sua arma migliore, Krennic. Ma noi teniamo lo stesso Psyduck. Adesso più forte. Usa botte in testa, una mossa molto potente dal momento che abbiamo lo Stridio. E mi manda KO. Il primo Pokémon è KO. Cosa gli succederà al povero? Un pugno rapido che lo manda KO. Ehi, che culo! Riceviamo 297 punti esperienza e ciao ciao. Che culo, ragazzi. Non posso dire altro. Lo so che è imbarazzante. È un brutto colpo questo. Ok. E ci consegnerà la medaglia a carbone, la nostra prima medaglia. Ok, possiamo usare quindi la MN 6 Croccia. E otteniamo anche la MT
76 Levito Roccia. Ok, sì, boom. Possiamo chiudere. Ok, adesso andiamo a farci dare una bella curata. Starli livello 12, Psyduck livello 13, Inferno livello 14. Wow! Vera bomba! Proseguiamo. E adesso credo che dobbiamo dirigerci di nuovo a Giubilopoli, dove lì ci sarà anche il Team Galassia per la prima volta che lo incontreremo. Ma qua adesso verrà a romperci le palle. Il nostro rivale. C'è un Mosconi. Varco senza neanche incontrare un Pokémon. Cavolo. Non importa. Tanto noi non ci fanno paura sti Pokémon. Contro il mio Starly non hanno nessuna speranza. No, scherzo. Ma non è tutto. Ed ecco qua, bell'occhio. Occhio bello. Ciao occhio bello. Hai proprio un occhio brutto. Te l'hanno fatto fuori chi? Quelli del Team Galassia. Ok. Ecco qua, l'uomo misterioso. Beh, non è tanto misterioso. Ah, GTA, oi, come ti butta la vita. Uomo misterioso, ma potrebbero dire membro del Team Galassia o recluta Team Galassia o adesso ci farà le regolette del Team Galassia, ma non c'è niente, niente. E combatteremo insieme a Luciana. Ops, scusate, a Luciana. La nostra prima battaglia contro il Team Galassia. Stonky e Flamingo. Io riprendo. Io. Ah, non so che di cattivo, infatti, brucia pieno. Mi sta sulle scatole e chissà perché ce l'hanno tutti contro di me. Le mie. Morirà. Quanto sono veloce? Il prossimo colpo di... Starly prenderà... Che culo, sono rimasto vivo! Una pozione, tanto per essere sicuri che non me lo mandi KO. Diciamo che non ho fatto bene. Tanto. Starly sarà a livello 13. Doppio team, sì, glielo voglio fare. Azione, che tanto ruggito è sempre più utile di azione, che ha poca precisione ed è poco potente. Ma tanto abbiamo comunque attacco rapido, attacco d'ala e ruggito e doppio team adesso. Ok, grandioso. Quelli sciocchi. Quel 10% credo che siano leggendari.
Oh, beh. E ci dà la scatola Chicks obeso. Va bene. Contaci. Perfetto, adesso andiamo a fare un po' di spesa. Andiamo al centro commerciale di La 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 Polly. No, scherzo. Allora, prendiamo... Pokémon non ci servono. Pozioni non ci servono. Oh, sono pozioni grandi. Prendiamo 5. Allora, antidoto 5 ne abbiamo. Antiparalisi 5 ne abbiamo. Svegli. Adesso non abbiamo più neanche i soldi, grandi occhi. Boh, non importa. Adesso andiamo per il percorso 204. E battiamo questa pupa. Starry riceve i suoi 90 punti esperienza dopo aver battuto questa pupa, anche se no. Ma dai! Proprio il Pokémon più inutile che esista. Vabbè. Che faccia brutta che ha. È brutto e debole. Peccato però che la sua evoluzione sia carina e buona. Ok. Combattiamo contro questa specie di pupa. Un pupa. Boh, non serve. Alleniamo con lo star, va bene, non è buono. Adesso andiamo nel cammino roccioso. Wow. Che schifezza. Adesso prendiamoci questo Pokéball che troviamo una pozione. Adesso vediamo chi posso insegnare spaccaccia. Al posto di dolce scudo. Ok, la nostra parte finisce qui. Ciao.